Espresso 2018 è l'occasione giusta per un esordio televisivo, quello di Assunta Percuoco, l'amministratrice di Caffè N, il Don Caffè, come viene chiamato in Campania, una torrefazione campana che ha ben, pensate, 63 anni di storia. Buongiorno Assunta e benvenuta. Grazie, grazie a te di essere qui a presentare la mia azienda. 63 anni sono decisamente tanti, siamo ormai alla terza generazione. Cosa è successo in pochi secondi in questi 63 anni? Innanzitutto sono invecchiata, questo si vede benissimo. Poi stiamo portando avanti la tradizione che ci ha lasciato il mio papà, fondatore dell'azienda, e la portiamo avanti con grande dignità, continuando sul discorso sempre fisso della qualità del nostro prodotto. E attualmente lavoriamo io, mio marito, e abbiamo inserito anche mio figlio con grande soddisfazione e con grande devozione da parte sua con gli insegnamenti del nonno. In 63 anni siete cresciuti molto, siete riusciti a dare un imprinting al vostro caffè riconoscibile non solo per il logo e la diffusione presso tantissimi punti di ristoro, bar per lo più nella regione Campania, ma siete anche abbastanza presenti oltre il confine campano e all'estero. Questo credo sia uno dei motivi per cui siete qui a Trieste Espresso. Certamente. Noi lavoriamo alacremente anche con il mercato estero, attualmente siamo presenti su 14 paesi europei, in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, in Canada, a Taiwan, a Dubai e tanti altri che in questo momento mi sfuggono, però sempre con la nostra tradizione napoletana, sempre con un prodotto di alta qualità ed è molto riconosciuto all'estero perché portiamo avanti proprio la tradizione del nostro espresso. E oltretutto abbiamo certificato anche una miscela con un'associazione internazionale, quindi abbiamo un know-how in più per il nostro cliente. Beh, diciamo anche che nel logo c'è il golfo di Napoli con il Vesuvio e questo vi rende estremamente riconoscibili perché la tradizione delle torrefazioni campane è riconosciuta in tutto il mondo. Assunta, perché siete qui a Trieste Espresso? Siamo qui a Trieste, ormai veterani perché lo facciamo da parecchie edizioni, proprio per consolidare le nostre posizioni nel mercato dell'Est Europa, che è quello che si affaccia facilmente in questa manifestazione, e anche per incontrare i nostri clienti, che noi non definiamo clienti ma grandi amici, perché con loro cerchiamo di instaurare un grandissimo rapporto di amicizia, di collaborazione e di aiuto reciproco. E qui, in questa edizione 2018, presentate qualcosa di nuovo. Sì, da poco ci siamo affacciati nel mondo del vending in prima persona e quindi questa è l'occasione per presentare le nostre cialde, le nostre capsule in varie miscele e anche con il private label. Quindi se il nostro cliente vuole mettere il suo marchio su questi prodotti del vending, noi siamo organizzati anche per questo. Assunta, in che modo chi è dall'altra parte può entrare in contatto con voi? Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Potete scrivere tranquillamente all'indirizzo caffen@caffen.it. Noi siamo molto veloci nelle risposte, vi aspettiamo numerosi. E io nel frattempo, in attesa di passare ad altro stand per presentarvi con telecamera e microfono altre novità presenti qui a Trieste Espresso 2018, direi che mi fermo un attimo per godermi un buon caffè. Mi sembra il minimo, dai, accomodiamoci tutti al banco. Grazie Assunta, amici, non andate via, noi continuiamo dopo il caffè.